Ciao. Ciao. Come va? Bene. Una cosa strana, ero nel laboratorio dei sensori a lungo raggio. Sì, credevo per tutta la notte. Stavo seguendo i sistemi solari e ho captato una trasmissione d'emergenza. Davvero? Sì. Da un pianeta prigione Klingon. No. Sì. Un'armata Klingon è stata distrutta, 47 navi. Quindi non torni al laboratorio stanotte? Gaila, chi è? Chi è chi? Quello sotto al letto col respiro pesante. Mi hai sentito respirare? Tu. Domani è il gran giorno. Fallirai. Gaila, ci vediamo. Vattene. Sono supero, me lo dici il tuo nome? No. Buonanotte. Credo che il fatto che tu abbia captato una trasmissione sia molto interessante. Riceviamo una richiesta di soccorso dalla USS Kobayashi Maru. La nave sta perdendo potenza e va alla deriva. Il comando di flotta ordina di soccorrerla. Il comando di flotta ordina di soccorrerla. Capitano. Due vascelli Klingon sono entrati nella zona neutrale e ci hanno agganciati. Va tutto bene. Va tutto bene? Sì, non preoccuparti. Ha detto non preoccuparti? Non sta prendendo seriamente la simulazione. Altri tre falchi da guerra si disoccultano e ci agganciano. Ma immagino che vada tutto bene. Aprono il fuoco. Allerti l'infermeria di accogliere tutto l'equipaggio della nave colpita. E come dovremmo salvarli, visto che siamo circondati dai Klingon, capitano? Allerti l'infermeria. Siamo stati colpiti. Scudi al 60%. È ricevuto. Ma non dovremmo rispondere al fuoco? No. No, certo. Che fanno? Che succede? Armare siluri fotonici e prepararsi a fare fuoco. Sì, signore. Hanno ancora gli scudi alzati, Jim. Ah, sì? No. Ora no. Fuoco contro tutte le navi nemiche. Un siluro ciascuna. Non sprechiamo munizioni. Obiettivi falchi da guerra acquisiti. Lanciate. Tutte le navi distrutte. Avviare il recupero dell'equipaggio. Allora, siamo riusciti a eliminare tutte le navi nemiche. Nessuno a bordo è rimasto ferito e il salvataggio dell'equipaggio della Kobayashi Maru è in corso. Come ha fatto quel ragazzino a superare il test? Non lo so davvero. James T. Kirk. Scusi, come? Come mi ha trovato? Oh, oh. E lei come sa il mio nome? Come? Sono da sempre suo amico. Ma... senta, io non la conosco. Io sono Spock.
Stronzate. È alquanto piacevole rivederla, vecchio amico. Specie dopo gli eventi di oggi. Ah. Signore, io apprezzo quello che ha fatto per me oggi, ma se lei fosse Spock, saprebbe che non siamo amici. Lei mi odia e mi ha abbandonato qui per ammutinamento. Davvero? Esatto. Lei non è il capitano? No. Lei è il capitano. Pike è stato preso in ostaggio. Da Nero. Distanza dall'obiettivo 5.000 metri. 4.600 metri a piattaforma. 4.500 metri all'obiettivo. 4.000 metri. 3.000 metri. 3.000 metri. 2.000 metri. Paracadute. Avanti, apri il paracadute, Orson! No, non ancora! 1.500 metri! Orson, apri il paracadute! Orson, il paracadute! 1.000 metri! Orson! Orson non ce l'ha fatta! Kirk è atterrato, signore! Capacità di trasporto ristabilite. Controllo teletrasporto attivo, signore. Chekov, sensori gravitazionali. Voglio sapere che fanno sul pianeta. Sì, comandante. Ah, capitano, scusi, capitano.